l'ultimo impegno del 2012 per l'Italia, che affronta la Francia in amichevole al Tardini di Parma. Azzurri subito pericolosi con il destro di Balotelli che si infrange sull'incrocio dei pali. Pericoloso l'attaccante azzurro dopo nemmeno 10 minuti di gioco. Al 35esimo Balotelli prolunga questa palla per Montolivo. L'assist perfetto per Stefan El-Shaarawy e arriva l'1-0 azzurro con il primo gol in nazionale dell'attaccante del Milan, che alla sua terza presenza lascia il segno perfetto, il suo destro che non lascia scampo a Lloris. Risposta immediata da parte dei francesi con Valbuena che salta Verratti, salta anche Barzagli, il destro sotto il 7 per Valbuena, nulla da fare per Sirigu ed è 1-1, dura meno di 2 minuti il vantaggio azzurro, da rivedere la prodezza di Valbuena che salta 2 avversari e poi trova un destro davvero imprendibile per Sirigu. 1-1 dunque all'intervallo, nella ripresa al 22esimo Menes affonda molto bene la palla per Evra, tiro cross che diventa un assist per Gomis e c'è il vantaggio francese, ribaltata la situazione con l'attaccante dell'Olympique Lione che sfrutta davvero molto bene questa palla in area piccola, è tutto solo e mette dentro. L'Italia poi cerca di riportare in equilibrio la situazione con una grande chance di Giaccherini, palla sulla traversa per il giocatore della Juventus, nulla da fare per gli azzurri, a Parma vince la Francia 2-1.